Khosravi, Nasire Khusrav, 1477, poeta mistico e filosofo persiano, noto in Europa come Khosravi, funzionario governativo nella città di Malv per conto del sovrano turco. Vive in maniera dissoluta per molti anni e dopo un sogno profetico abbandona la carica e si mette alla ricerca della verità. Visita la Mecca e si ferma in Egitto intorno al 1052, dove si converte alle dottrine ismailite e riceve dal califfo al-Mustansir il permesso di predicare al di fuori dei confini egiziani. La parola ismailita denomina gli arabi come progenie del personaggio biblico Ismaele. È bene notare che le differenze tra le religioni sono create solo dalla mente, cioè dall'insufficiente evoluzione. Dopo varie peripezie, Nasire Khusrav fugge nella valle di Yumgan in Pamir, dove trascorre gli ultimi anni a scrivere le opere che lo renderanno famoso. Ancora oggi è venerato come un santo. Divan è tra le sue opere più importanti ed è una summa poetica della fede ismaelita. Commento. Qual è la differenza tra un santo orientale e un santo occidentale? Nessuna differenza. Entrambi hanno trovato Dio in se stessi.